Ciao, vediamo come realizzare questo effetto tipografico, quindi costruito con delle lettere, con dei testi, in 3D con Adobe Illustrator. Può tornarci utile in tanti modi, ad esempio per le nostre grafiche personalizzate o per realizzare un'insegna digitale accattivante e nello stesso tempo originale. La prima cosa da fare è definire l'unità di misura con la quale lavoreremo. È preferibile il pixel per ragioni che vedremo anche in seguito. Quindi selezioniamo lo strumento selezione, facciamo un clic sull'area di lavoro, in questo momento vuota, e clicchiamo su mostra righelle. Si attivano quindi il righello superiore e il righello laterale sinistro. Ci spostiamo con il mouse sul righello superiore e con il tasto destro andiamo a cambiare l'unità di misura da millimetri, in questo caso a pixel. Dopodiché ci spostiamo sulla parete degli strumenti e andiamo a selezionare lo strumento testo. Assicuriamoci nella parte bassa della parete strumenti che il colore di riempimento sia nero e annulliamo il colore di traccia. Ora andiamo a selezionare un font, preferibilmente sans serif, quindi senza grazie, molto netto, estremamente ben visibile, in un lasso di tempo estremamente veloce. Potrebbe essere Open Sans della famiglia Black o Bold, oppure un font tipo Archivio. Ecco, Archivio Black Regular potrebbe fare al caso nostro. L'importante è che l'effetto finale sia estremamente ben visibile in un lasso di tempo molto molto breve. Andiamo a digitare la nostra prima parola. Dividiamo il nostro testo o la nostra parola in due righe, questo, per andare a popolare più efficacemente le singole facciate della figura 3D, che nel nostro caso sarà una figura cubica. Una volta digitata la nostra parola in due righe, andiamo a selezionare con lo strumento selezione e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse su uno dei crocini degli angoli andiamo a ridimensionarlo in modo proporzionale. Avremmo potuto anche, una volta selezionato il testo, andare sul campo della dimensione del font ed aumentare il valore. Ora apriamo il pannellino carattere, che possiamo anche aprire dal pannello dinamico che si trova nella parte superiore, sempre dopo aver selezionato il testo appena digitato, e andiamo a diminuire il valore dell'interlinea, che sarebbe questo. Muovendoci tra i vari valori vediamo in diretta già una serie di ipotetici scenari. Lasciamo 60, ma non lo vogliamo proprio attaccato, quindi non vogliamo le due righe di testo attaccate tra di loro. Allontaniamole un po', distanziamole, quindi riapriamo il pannellino carattere. Entriamo nel campo valore dell'interlinea e andiamo a separare in questo modo. Ecco, un'interlinea di 68 punti va benissimo nel nostro caso, in modo comunque da lasciare intendere una certa sensazione di respiro tra le lettere. Ora con lo strumento testo andiamo a selezionare l'intera parola e andiamo ad allineare tutto a destra. Questo perché questa parola andrà a popolare la facciata laterale sinistra della nostra figura cubica. Dopodiché andiamo a duplicare questo blocco di testo. Possiamo farlo in due modi. Clicchiamo sul testo, dopodiché dal menu modifica, clicchiamo su copia e poi di nuovo modifica e incolla. Oppure con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse si attiverà il doppio cursore sulla freccia. Siamo in modalità duplica, andiamo a duplicare il blocco di testo e lo portiamo sull'altro lato. Con lo strumento di testo lo selezioniamo e allineiamo dal pannellino dinamico tutto a sinistra. Di nuovo con lo strumento testo andiamo a scrivere la nostra seconda parola. Anche in questo caso la divideremo in due righe per, ripeto, popolare meglio le facciate della figura cubica. Ora andiamo a duplicare di nuovo il blocco di testo in modo da ottenerne un terzo. E anche qui andiamo a scrivere la nostra terza parola. In questo caso saranno due parole allineate a sinistra per rispettare l'ordine di lettura. Ora selezioniamo di nuovo il primo blocco di testo e cambiamo di colore. Ovviamente noi stiamo lavorando con tutti i blocchi neri su uno sfondo bianco. Lo sfondo potrebbe essere anche di un altro colore. L'importante è mantenere sempre un contrasto netto tra i testi, il colore dei testi e lo sfondo, proprio per enfatizzare e evidenziare meglio l'effetto finale. Quindi selezioniamo il primo blocco e andiamo a dargli un colore più chiaro, quindi magari un grigio anziché nero. Questo perché simuliamo un effetto luce su due facce del cubo, le due facce visibili, facendo intendere che c'è una luminosità diversa sulla facciata sinistra, quella popolata appunto dal blocco di testo pensa. Quindi una volta selezionato farò doppio clic sul colore di riempimento che si trova alla base della palette strumenti e gli andrò a dare un grigio più chiaro, così, manualmente dalla tavolozza. Clicco su OK. Ora, per poter popolare le singole facciate del cubo, questi tre blocchi di testo devono diventare dei simboli. Andiamo dunque sul menu finestra, simboli. Ed ecco qua, Illustrator ci mostra quelli che sono i simboli di default presenti all'interno del pannello. Chiaramente noi cliccando sull'iconcina in basso a sinistra, quindi sul relativo menu di questo pannello, possiamo andare a scegliere simboli di altre categorie. Illustrator ci suddivide in questo modo. Abbiamo, come potete vedere, tra le più svariate delle categorie. In questo caso noi dobbiamo creare dei simboli ex novo, quindi vado manualmente a selezionare il primo e lo trascino all'interno del pannello simboli. Automaticamente si aprirà il pannellino opzioni. Qui possiamo andare a dare un titolo al nostro simbolo. Il tipo di esportazione possiamo scegliere tra due, clip filmato e grafica. Lasciamo di default clip filmato, nel nostro caso andrà benissimo lo stesso, e lasciamo anche simbolo dinamico, tutto quindi di default. Clicchiamo su OK.
Vediamo che il primo blocco di testo è stato convertito in simbolo ed è presente nel nostro pannello. I simboli sono degli oggetti ornamentali e decorativi che possono essere riutilizzati più volte con pochi semplici clic e ci possono tornare molto utili, soprattutto se dobbiamo riutilizzarli magari più volte all'interno della stessa grafica. Vedremo in un video successivo cosa sono e a cosa servono e come utilizzarli al meglio. Andiamo a convertire anche gli altri due blocchi di testo in simboli, quindi trasciniamo il secondo blocco all'interno del pannello, lasciamo tutti i parametri così come di default e clicchiamo su OK. Anche il terzo, chiaramente possiamo sempre nominarli e dare il nome che preferiamo. Clicchiamo su OK. Come vediamo dal pannellino abbiamo i tre blocchi di testo convertiti in simboli. Ora chiudiamo il pannello simboli, apriamo il pannello livelli e andiamo a nascondere i tre blocchi di testo. Ora selezioniamo lo strumento rettangolo, facciamo un click all'interno dell'area di lavoro e digitiamo le dimensioni di questo rettangolo, che possono essere tranquillamente di 250 pixel per 250 pixel, quindi il rettangolo sarà un quadrato. Associamo a questo quadrato un colore grigio. Dopodiché andiamo sul menu Effetto, 3D, Estrusione Smusso. A questo punto applichiamo subito la modalità anteprima, applichiamo subito la profondità di estrusione che deve corrispondere alle lunghezze e alle larghezze della nostra figura, quindi 250 pixel, quindi 250 punti. Ora che vediamo live il nostro cubo formarsi, dobbiamo andarlo a spostare attraverso il suo asse. Lasciamo come modalità di posizione fuori asse davanti, che è la posizione che ci permette di valorizzare al meglio i simboli che abbiamo generato e che andranno a popolare le facciate visibili. Spostiamo il cubo in questo modo, o anche un po' meno, in modo da avere più o meno questi valori sulla destra. Questi che vediamo sulla destra sono i valori della rotazione della figura sull'asse orizzontale, della rotazione della figura sull'asse verticale, quindi Y, e la rotazione attorno all'asse della profondità Z, quello che determina appunto la tridimensionalità della figura. Non applichiamo nessuna prospettiva perché stiamo lavorando una figura 3D normale, standard. Lasciamo gli estremi così come di default. Non applichiamo nessuno smusso, quindi non andiamo a modificare le caratteristiche della forma e di conseguenza del cubo, quindi non andiamo a modificare quelle che sono i lineamenti del rettangolo su quale abbiamo e stiamo costruendo il cubo. Lasciamo quindi smusso nessuno. Sulla superficie ci basta ombra plastica, anche perché noi non andremo a rendere visibili le facciate, ma soltanto il loro contenuto, che sarà appunto costituito dai tre simboli. Clicchiamo quindi su Applica grafica. Si aprirà questo pannellino che ci permette di scegliere come popolare le singole facciate. Come possiamo vedere qui sulla destra, abbiamo un campo numerico che va da 1 a 6. Sarebbero le 6 facciate. Di queste, 3 sono quelle visibili. Ora, ogni facciata viene evidenziata da un bordo rosso. Significa che in questo momento è selezionata la facciata che è rivolta verso il basso, a destra. Ci faccio un clic in avanti, vedrò le facciate non visibili selezionate. Adesso invece sono sulla quinta facciata, che corrisponde alla facciata sinistra visibile, e infine la sesta è quella superiore. Ora selezioniamo la facciata numero 5, poi sul menu a tendina appena sulla sinistra lo apriamo e andiamo a selezionare il nostro simbolo che popolerà la facciata di sinistra. Eccolo qui, quello con la scritta più grigia. Ora andiamo sulla facciata superiore, che vedete è selezionata dal bordo rosso, riapro il menu a tendina e vado a cliccare sul secondo simbolo da inserire. Infine mi sposto sulla facciata numero 1, riapro il menu a tendina e seleziono il terzo simbolo. Ora chiaramente lo sto ancora costruendo. Quello che devo fare è cercare di rendere armonica la distanza tra i tre blocchi di testo, in modo da non stonare troppo, da non creare confusione e da rendere il tutto molto compatto. Andrò quindi a spostare leggermente verso l'alto a sinistra il blocco terzo, questo tal box, poi spostandomi con le frecce tra le varie facciate vado a selezionare quella di sinistra e farò lo stesso però ovviamente rispetto al suo lato e alla sua direzione, quindi posterò verso il basso a destra questo blocco, vado sulla facciata numero 6 e sposterò in questo caso al contrario verso sinistra e il basso anche questo blocco. In questo modo io sto ottenendo una certa armonia tra i tre blocchi, però che cosa noto? Che il blocco della parola pensa non corrisponde all'inizio del blocco delle due parole dal box, quindi dovrò andare a fare una modifica manuale. Vado a selezionare la facciata di riferimento e poi con la freccia mi sposto sul crocino del blocco e lo vado a restringere manualmente in questo modo. Posso andare a fare la stessa cosa anche per gli altri due blocchi di testo, in modo da rendere comunque abbastanza omogenea la modifica.
Una cosa che notiamo è che la distanza tra i tre blocchi è abbastanza simile tra loro e che c'è anche un certo allineamento lì dove iniziano e finiscono i tre box. Chiaramente è un allineamento tridimensionale, va da sinistra a destra e sale. Nella parte bassa di questo pannellino applica grafica, vediamo due opzioni. Sfuma grafica più lento, che ci permette, se lo selezioniamo, di andare a sfumare le parti più chiare, in questo caso la parola pensa, che però essendo già grigia e quindi più chiara rispetto agli altri due blocchi, ci fa risultare inutile selezionare questa opzione. E infine geometria invisibile, cioè ci permette di rendere invisibile il cubo sul quale stiamo inserendo i vari simboli. Quindi, se lo clicchiamo, andiamo a deselezionare, rendere invisibili le facciate. E questo è l'effetto finale che ci eravamo proposti di raggiungere. Clicchiamo su OK e di nuovo su OK per il pannellino opzioni 3D. Facciamo un clic all'esterno ed ecco il nostro effetto finale. Se volessimo andare a modificarlo, possiamo farlo tranquillamente dal pannello aspetto, che contiene tutte le caratteristiche di stile e di funzione del nostro effetto mentre è in lavorazione. Il pannello aspetto possiamo aprirlo anche in miniatura se lo abbiamo già attivato precedentemente a questo simbolo di questa specie di sole, oppure dal menu finestra aspetto. Qui vediamo tutti gli effetti e gli stili applicati al nostro oggetto. Chiaramente l'occhio deve andare su estrusione smusso 3D con grafica. Facciamo un clic, applichiamo di nuovo la modalità anteprima, vediamo che stiamo lavorando sul pannellino opzioni e anche qui, se vogliamo, possiamo andare a modificare di nuovo l'orientamento del cubo. Se clicchiamo invece su applica grafica, possiamo andare a spostare letteralmente i vari simboli all'interno delle relative facciate, semplicemente spostandoci da una facciata e l'altra, come in questo caso. Possiamo infine cliccare su adatta se vogliamo che i simboli vadano a riempire completamente e in modo omogeneo tutte e tre le facciate, come in questo caso. Clicchiamo su OK. Spostiamo verso il lato il pannellino opzioni 3D. Andiamo ora a spostare la facciata inferiore, quella che contiene le due righe di testo, dal box. Quindi torno su applica grafica, mi trovo già sulla facciata 1 di 6, vado a spostare verso l'alto la scritta dal box. Ora non mi resterà che spostare verso il basso gli altri due simboli, in modo da avere una certa armonia anche nelle distanze tra i vari simboli. Clicco su OK, di nuovo su OK. Ora ho le facce completamente riempite dei simboli. Se sono contento del mio risultato e non ho intenzione di modificarlo ancora, allora selezionerò l'oggetto costruito, andrò sul menu oggetto e cliccherò su espandi aspetto in modo da vettorializzare e quindi tracciare i singoli elementi che, come vedete, dal pannellino livelli sono diventati elementi distinti all'interno di un gruppo di livelli e non più un unico elemento 3D. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!